quelli erano gli anni veramente pesanti per quanto riguarda la tossicodipendenza per eroina. Le persone con cui mi facevo, con cui ho iniziato a farmi, erano i miei amici. Sono anche stati gli anni di grandi scoperte, se penso al sesso. Nell'83, se non ricordo male, venne per la prima volta il virus dell'HIV. L'autunno terribile dell'85 fu una carneficina. Mi è stato suggerito di fare il test. E fu così. Lo spavento, il panico era tale che la reazione per quasi tutti è stata quella di nascondersi. Le mamme dei miei pazienti appese al mio collo che dicevano: dottoressa, me lo faccia morire perché non riesco più a vederlo star male così. Io ho seppellito 250 giovani. Quello che ha radicalmente cambiato la prognosi della persona sieropositiva è stato l'avvento degli inibitori delle protease, che ha permesso di mettere in piedi la triplice associazione. Si è creata una prospettiva di vita, è rinata la speranza. La terapia non è una cura. Dobbiamo pensare a questi farmaci anche alla luce di eventuali effetti collaterali, non a mesi, ma tra 10 anni. La terapia ha un effetto anche sulla trasmissione, questo è accertato. Si può fare sesso non protetto con un paziente che ha una viremia plasmatica di sotto dei 40 copie perché il rischio è bassissimo. Però poi ci sono dei problemi quasi insormontabili. Esiste un sommerso di cui nessuno parla, che tocca tutti. Nel nostro paese non si è mai potuto nominare in modo esplicito profilattico, preservativo. Io se posso non lo uso. Questo. Il preservativo. Noi il preservativo lo usiamo molto più pensando a non avere brutte sorprese. Berbec è fare sesso consapevolmente, senza protezioni. Non cercano di mettere a rischio la propria vita in sé, ma affrontano quello che è stato definito da una delle persone con cui ho avuto contatti, il rischio dell'intimità. Qualcuno ha cominciato ad accettare il rischio conoscendolo bene. Alcune delle storie più interessanti sono quelle di coppie inizialmente sieronegative che decidono di farsi infettare entrambi per avere un legame per la vita. Se avessi una persona accanto a me che avesse questa malattia, non so quanto gli sarei vicino. Nel caso che mi accorgessi lì sul momento che la mia compagna, con cui sto per concludere, siero positiva o malata di AIDS, la reazione è una sola, prendo e vado via più veloce che posso. Ci sono ad esempio le persone che sono ad esempio omosessuali, forse se lo sono anche un po' più curati, quindi forse lì sarei un po' più, cioè insomma, diciamo che ce l'avrei un po' più contro di loro, perché alla fine se lo sono cercato. Ma le persone tipo africane, appunto, che convivono con questa malattia ogni giorno, sicuramente, cioè, non dovrebbero essere discriminate, anche se purtroppo con i pregiudizi di questa società sono sicuramente. Sei colpevole di quella malattia, mentre invece non la sei più. Ma tu scopriresti quello sieropositivo?